contenente anche i rapporti in corso, rapporti giuridici, contratti. Tutti i contratti devono essere indicati all'interno del rendiconto, tutti i contratti. Guardate, può sembrare una follia, una grande semplificazione. L'amministratore 1130 può sottoscrivere tutti i contratti del mondo della gestione ordinaria, non deve andare in assemblea a farsi approvare tutto. E avere un ordine del giorno nel quale metti secondo punto approvazione pulizie, terzo punto approvazione preventivo disinfestazione, quarto punto giardinaggio, no. Io nell'ambito della mia dei poteri amministro, sottoscrivo dei contratti, semmai che hanno una durata fino alla fine del mio mandato, eventualmente, ma poi ti rimetto nel rendiconto e se li approvi, approvi che contratti, perché io nel rendere il conto della mia gestione. Nel rendiconto o nella nota? E attenzione, la nota è. Il rendiconto? No, il rendiconto non è documento contabile. Il rendiconto è sì, nel rendiconto. Il rendiconto comprende la nota. Ma che cosa intende rendiconto? Guardi, faccio un esempio. Ad esempio, nel mio testo, nello spiegare questo, ho indicato facilmente riproducibile con un file di Excel un prospetto dove sono indicati tutti i contratti con indicazione delle durate, dei parametri di indicizzazione, della quota, perché uno se no mette 100 euro al mese, poi dopo 10 anni così, e dei termini di preavviso. Perché io quando approvo il rendiconto, approvo tutto, approvo l'operato del mio mandatario, il quale ha sottoscritto obbligazioni, ha sottoscritto rapporti giuridici, ha fatto, io devo approvare tutto dalla A alla Z, io non approvo. Ma voi pensate se fosse veramente così, cioè se noi condomini potessimo andare in assemblea a dire all'amministratore non ti approvo la spesa del fabbro che hai sostenuto 9 mesi fa e che hai già pagato. Cioè se approvare un rendiconto sarebbe fosse approvare spese già sostenute, è chiaro che è un istituto giuridico che esiste, ma la sua efficacia non esiste, perché l'esito di non approvazione sarebbe la restituzione di tutti i soldi. E quando l'amministratore arriva a 6 mesi alla chiusura dell'esercizio, i condomini da un lato vogliono che sia tutto pagato se no hanno i debiti, dall'altro vogliono riservarsi di approvare, perché allora il rendiconto è l'operato, che comprende pure questo, comprende anche questo, è l'operato dell'amministratore. E quando tu approvi il mio rendiconto, approvi il fatto che io abbia sottoscritto due contratti, il fatto che io abbia gestito le controversie in quel modo, perché la nota esplicativa comprende anche le questioni pendenti. E le questioni pendenti non sono le cause, è tutto ciò che è irrisolto. Quindi è risolta una causa, è risolta una controversia, controversia intendo dire quando non è ancora in tribunale, o quando magari è in mediazione, o magari non è né in tribunale né in mediazione, cioè è semplicemente sorta, o la lettera, la messa in mora, la cosa, è una questione pendente. Tutto devo mettere qua dentro. Attenzione che rispetto a questo, mi collego all'input che mi ha dato il geometra d'Ulisse, arriva un revisore condominiale che nella più formale delle ipotesi l'ha nominato l'assemblea a maggioranza, e molti di voi mi diranno vabbè, ma con i tempi che corrono fa fatica a pagare l'amministratore, figuriamoci pagano anche un revisore, no? Sì, ma guardate, io mi occupo soltanto della parte contabile della mediazione dei condomini, io non amministro, faccio una trentina di revisioni all'anno contabili, o nel ruolo di CTP, o nel ruolo di perito nell'ambito delle controversie in tribunale, o in mediazione, oppure semplicemente attività stragiudiziale. Se la contabilità condominiale è questa, bisogna stabilire i principi contabili condominiali, i criteri di redazione del rendiconto, e da lì faccio la revisione. Perché che cosa controllo se non so che cosa controllo? Devo sapere cos'è il rendiconto, devo andare a vedere se l'assemblea ha approvato un rendiconto che è conforme. Il lavoro del revisore aziendale, il revisore legale dei conti, lo dico soltanto sotto il profilo interpretativo e non sotto il profilo dell'importanza del lavoro, paradossalmente più semplice, perché ho una norma molto chiara che dice quali siano le modalità di revisione e quali siano i principi contabili sulla base dei quali deve essere tenuta la contabilità aziendale, e mi dice pure come devo riclassificare il bilancio, figuratevi un po'. Qua invece mi viene detto come chi rende il conto deve rendere il conto. Poi mi viene detto che il registro di contabilità viene aggiornato entro 30 giorni. Qualcuno confonde il registro di contabilità con la registrazione delle fatture. La registrazione delle fatture non è il registro di contabilità, perché non genera né un'entrata né un'uscita se non è pagata. Giusto?
perché se è pagata genera entrata e uscita, ma se io devo aggiornare il registro di contabilità entro 30 giorni, io devo aggiornare la rilevazione dei movimenti di conto corrente entro 30 giorni, che sotto il profilo contabile non vuol dire nulla. Date una situazione aggiornata secondo norma al 30 marzo di un esercizio 1/1/31/12. Niente, non vuol dire niente, dal punto di vista dei contenuti non vuol dire nulla. Però è molto stringente il modo in cui deve essere reso il conto della gestione. Il rendiconto è qualcosa invece che non lascia spazio all'immaginazione. Le garanzie fideiussorie rilasciate dal costruttore che consegna al fabbricato e lo correda di una polizza car postuma sono un'informazione patrimoniale se le andassimo a mettere in un bilancio aziendale. Si chiamerebbero conti d'ordine nel bilancio aziendale. Vengono messi sotto lo stato patrimoniale perché integrano le informazioni patrimoniali. Il legislatore non l'ha chiamato conti d'ordine, però ha detto ogni altra informazione patrimoniale. Che differenza c'è tra comprare in un palazzo che ha una vera garanzia car postuma fideiussoria e comprare in un palazzo che non ha una garanzia car postuma, una differenza sotto il profilo patrimoniale? A parità di altre condizioni, compro di qua o compro di là? Compro dove ho maggiori garanzie.